Gentili telespettatori, buonasera. È venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata, quella di quest'oggi, in cui parleremo di economia, del momento socio-economico che vive Taranto, considerando appunto l'esperienza, le battaglie sul campo, le storie, tra virgolette, di vita vissuta da parte appunto di Casartigiani. E, Casartigiani, come dire, ha il termometro della situazione, può chiaramente tastare il polso di una realtà, quella ionica, estremamente sofferente. E allora cercheremo di capire, di inquadrare, di fotografare la situazione intanto, ma cercheremo di comprendere anche le responsabilità delle istituzioni, a partire dagli enti locali, per finire al governo. Cercheremo di capire quale modello per Taranto può prospettarsi all'orizzonte, anche alla luce della situazione dell'Ilva. Andiamo subito a salutare i nostri ospiti e partiamo dal coordinatore regionale di Casartigiani Puglia, alla mia destra, Stefano Castronuovo. Buonasera. Grazie. Castronuovo, e procedendo per saltus abbiamo voluto dare la priorità ai massimi vertici di Casartigiani, Mimma Annicchiarico, presidente provinciale di Taranto di Casartigiani. Ma abbiamo voluto, per inquadrare meglio la situazione, sentire anche le singole categorie, e quindi Giacinto Fallone, alla mia destra, presidente della categoria autotrasportatori SNA di Casartigiani Taranto. Buonasera, grazie. E ancora un altro settore, un'altra categoria, rappresentata da Ivano Mignogna, presidente della categoria acconciatori ed estetica appunto di Casartigiani Taranto. E dulcis in fundo, last but not least, Federico Greco, presidente di Assomarmo. Quindi faremo una chiacchierata, un dibattito, cercando di monitorare le criticità, le sofferenze dei settori. E partiamo subito da Stefano Castronuovo, come detto, coordinatore regionale di Casartigiani Puglia. Intanto fotografiamo la situazione di Taranto. Dai dati si parla di una ripresa per la Puglia, non eccezionale, ma dei segni di ripresa, e invece la nota dolente, il fanalino di coda, è Taranto. Sì, è una lieve ripresa quella che notiamo, diciamo, nelle piccole e medie imprese, ma una piccola ripresa che tende a non svilupparsi, in quanto Taranto rimane fanalino di coda di una Puglia che corre, ha voglia di svilupparsi, ma a Taranto mancano i servizi essenziali per lo sviluppo delle imprese, perché se pensiamo che ancora ad oggi per arrivare alla vetrana abbiamo bisogno di tre quarti d'ora se tutto va bene, come pensiamo che le imprese si possono sviluppare in questo territorio? Quindi ecco qui sì, c'è la colpa delle istituzioni purtroppo, siamo fermi a 20 anni fa. E siamo esclusi da una politica regionale che parla di Lecce, parla di Bari, notizia di qualche giorno fa che si è concluso, diciamo, l'accordo con Ferrovie dello Stato per far arrivare, diciamo, il treno ad alta velocità a Lecce, mentre Taranto rimane senza aeroporto, senza porto momentaneamente, l'autostrada rimane bloccata a Massafra, quindi il nuovo piano di sviluppo delle infrastrutture non prevede, diciamo, non ha previsto l'allargamento della statale 100, che è un obbrobio a percorrerla, e anche per, diciamo, per tutte le categorie lavorative a raggiungere il capoluogo di regione. Quindi diciamo che la situazione di Taranto, se non c'è uno sviluppo dei servizi e delle infrastrutture, io la vedo abbastanza drammatica. Per non parlare poi del nulla fare da parte delle istituzioni locali, comune, per diciamo, dare sviluppo alle giovani imprese.
Ritorniamo a ottobre 2014, quando Casa Artigiani Taranto scese in piazza, scese in comune per protestare contro l'aumento della, diciamo, dell'epoca della, della Tari. Fu proprio una levata di scudi, una occupazione, tra virgolette, dell'aula consiliare. Poi uno si domanda, no? Ma poi si era giocati, si giocava un po' allo scaricabarile, perché l'amministrazione con il sindaco diceva è stata una valutazione dei tecnici, no? Però se non vi fosse stata questa levata di scudi pesante, si sarebbe proceduto sulla pelle dei commercianti. Sì, commercianti, artigiani. In quella sede avevamo una chiara promessa dal Consiglio Comunale, c'era una delibera di Consiglio dove diceva che si cercava, diciamo, nel futuro di diminuire tutte quelle tasse relative allo sviluppo delle imprese, TOSAP, COSAP, imposte pubblicitarie e quant'altro. Okay. A tutt'oggi non vediamo risultati, non vediamo niente di fattivo per le imprese. Ok. E passiamo a Mimma Nicchiarico, presidente provinciale di Taranto di Cassa Artigiani. Riprendiamo questa tematica e si viene a creare una miscela esplosiva, perché da un lato, almeno questa che è una mia valutazione che mi sembra poter essere ampiamente condivisa, una inerzia degli enti locali, perché abbiamo un comune che va avanti così, per forza di inerzia andrà avanti fino alla scadenza naturale del mandato. C'è una provincia che esiste comunque, ma dichiara di avere le mani legate e quindi sta lì in attesa del de profundis definitivo, appunto, per le province. E poi c'è il governo che procede a colpi di decreto, a colpi di annunci, però noi assistiamo a decreti su decreti, annunci su annunci, e parallelamente, contemporaneamente, c'è la disperazione più terribile, più dura delle categorie produttive. Sì, purtroppo questa è la situazione. Noi Taranto la stiamo vivendo soprattutto perché stiamo pagando anche un prezzo, quello che purtroppo ci abbiamo una responsabilità. La responsabilità di aver delegato attraverso la politica, che purtroppo dobbiamo dare atto che è incapace di sviluppare politiche sul territorio, è incapace di dialogare, perché purtroppo quello che manca a Taranto è proprio il dialogo, il dialogare tra assessorati. E quindi quando parliamo di Comune di Taranto vediamo che già tra loro gli assessorati non dialogano, quindi assistiamo molto spesso ad azioni che fanno sul territorio che portano semmai ad aggregare gente che viene da fuori e quindi non sviluppare invece economia sul territorio, vedi anche in alcune situazioni di alcuni eventi che dovrebbero promuovere proprio il nostro territorio sotto l'aspetto di promozione, ma soprattutto coinvolgere le nostre imprese, per le imprese esempio, del territorio. Scusa se la interrompo. Penso a quella buffonata, perché così va definita, di quando si fece quell'evento, no, della pizza in piazza quest'estate. Vengono chiamate tutte le aziende, le ditte, le produttrici, no, di ristoratrici nel settore della, diciamo, i vari pizzaioli dal napoletano, e non c'era ombra di tarantino. Allora ben venga lo scambio, no? Interproduttivo, dovrei dire, non interculturale, però a condizione che in casa nostra noi tarantini dovremmo almeno comparire, cosa che non è avvenuta. No, non è avvenuto, infatti questo è uno di quegli esempi che è stato tra l'altro anche molto criticato. Pizza Village era, mi Pizza, pare. Pizza Village, sì, mi facciamo un po' di pubblicità a questa Pizza Village, però questo è stato, ecco, uno degli esempi che ha portato effettivamente la categoria, ma soprattutto tutte le attività che di somministrazione al territorio, a vedersi effettivamente
defraudati proprio, ma soprattutto anche sotto l'aspetto anche la sicurezza, c'era totale insicurezza, sì, il fatto che non c'erano scontrini lì era una fantomatica associazione, esatto. Sì, un'associazione che poi praticamente, facendo un approfondimento, effettivamente era un'associazione che non aveva neanche, c'era un indirizzo, ma che comunque poi allo stato quindi di fatto non compariva con partita IVA, non compariva, però comunque fiscale. Anche no, lo stato in cui venivano anche svolte queste attività di somministrazione della pizza, e insomma che proprio a livello proprio delle norme igienico-sanitarie, quando poi le nostre imprese effettivamente subiscono controlli e quindi poi anche vengono sanzionati, chiusi per una serie di... E quindi questo ben venga che vengano da fuori, però deve essere soprattutto questi eventi devono portare con che economia, quindi turismo, si parla di turismo in questa città. Noi abbiamo una città fantastica sotto tutti gli aspetti, da quello che può essere il museo, da quello che può essere la bellezza, già da dove entriamo, no, nella città. Però purtroppo la capacità o l'incapacità, non so che dire, delle persone che ci amministrano, con tutto il rispetto che noi portiamo, però purtroppo non c'è. E noi come Casa Artigiani più volte abbiamo sempre denunciato, dichiarato, messo a disposizione, perché anche perché come associazione datoriale abbiamo necessità, ma bisogno soprattutto di stare insieme a chi ci rappresenta, a chi ci amministra in questo territorio. E poi, ora forse mi creerò altri nemici, ma tanto ormai abbiamo deciso di andare in guerra, la guerra la portiamo fino alla fine, sempre dalla parte dei cittadini. Questa è una mia valutazione. Abbiamo una Camera di Commercio il cui operato è, a mio avviso, poco rilevante. Camera di Commercio. Poco rilevante, per non dire per nulla rilevante. Vedo il Presidente Sportelli, massimo rispetto alla persona del Presidente Sportelli, però vedo tanti proclami, tanti numeri, lo vedo come il re della Camera di Commercio, però poi i sudditi sono infelici. Camera di Commercio, è un bello argomento questo, purtroppo la Camera... Ce lo teniamo per dopo? Senza dubbio. Così, non vorrei che al Presidente Sportelli venisse una fibrillazione, mai, lunga vita alla figura di Mimmo Sportelli come persona, non come Presidente, questa è una mia valutazione. Bene, allora andiamo da Giacinto Fallone, presidente della categoria autotrasportatori di Casartigiani Taranto. Beh, le vostre battaglie, le vostre marce su Roma, marce tra virgolette, beh, mi sembra che Renzi vi abbia preso un po' per i fondelli, no? Ah, voglia. Facciamo una cronistoria di Pinocchio. Il Pinocchio fiorentino. Lui ha scritto l'Abatino, chiamano l'Abatino. Qualcuno l'Ebetino. Può darsi, ma io non credo. Io dico invece che lui invece non ci fa, ci è. Ci è. Ci fa a noi, questo è sicuro. La verità, la storia è lunga. 9 decreti Ilva, 9 decreti inutili. Non ultimo l'emendamento che è stato scritto qualche giorno fa e che il 27 deve ancora passare al Senato. La storia è lunga, ma la dobbiamo sintetizzare. Dal 2013 che sono scattati i famosi sequestri conservativi della merce e degli impianti, gli impianti sono tuttora sequestrati con facoltà d'uso, si è creato un danno enorme all'economia tarantina perché la produzione è stata bloccata, la vendita delle merci prodotte è stata bloccata in quanto si parlava di corpo del reato, la merce è corpo del reato. Praticamente le aziende hanno subito il tracollo economico di non lavorare e per colpa di questi sequestri giusti, non entriamo nel merito perché l'ambiente va salvaguardato comunque perché la salute dei cittadini viene prima di tutto, però anche le imprese hanno diritto di vivere, di produrre perché si può anche morire di fame, di stenti, di fallimenti e non è neanche giusto. In seguito a tutte queste operazioni l'azienda Ilva è andata in crisi. Sono stati nominati vari commissari statali, quindi l'azienda è diventata un'azienda quasi statale, ma diciamo amministrata dallo Stato.
Questa amministrazione ha fallito, ha creato, si parla di miliardi e miliardi di euro di debiti. La produzione è stata svalutata e quindi poi venduta quasi a rottame. Quindi si è creato un buco di bilancio in questa azienda che non è stato mai come dire, tappato, colmato. Per cui le aziende non sono potute essere state pagate tutte le fatture dal 2014 in poi. Siamo arrivati quindi al salasso totale fino a quando a gennaio dell'anno scorso abbiamo deciso di andare a Roma, perché le promesse di Gnuti di pagare le imprese sono state disattese. Non potevamo più aspettare, perché le banche ci hanno incominciato a chiedere i rientri, a chi lo hanno già tolto. Una serie di motivi, insomma, abbastanza comprensibili per tutti. Non si può fare la spesa col niente. Figuriamoci amministrare un'azienda con dipendenti e con lo Stato che pretende comunque tutta la tassazione, il pagamento delle tassazioni. Il Comune pretende le sue tasse. Quindi come si fa ad andare avanti? Siamo andati da Renzi a bussare e ci hanno, dopo varie peripezie, ci hanno liquidato e tutti hanno gridato e vive il re, abbiamo salvato il castello, e tutti soddisfatti, perché siamo stati dichiarati prededucibili. La prededucibilità è, ecco, diciamolo in parole povere, è la salvezza, diciamo, del credito, ma nel tempo. Cioè, ti dico, se rispetto alla massa debitoria dell'azienda, i prededucibili sono quelli che verranno pagati prima, dopo chiaramente gli operai e quant'altro, però sempre in base alla cassa dell'azienda e in base al tempo necessario per chiudere la procedura e avviare tutte le varie udienze per poter poi decidere chi deve essere pagato. Ci hanno promesso, in seguito al blocco che noi abbiamo effettuato dello stabilimento, di pagarci agli autotrasportatori il 32% come acconto e due successive rate. Queste successive rate sono state assolutamente saltate, gli accordi non sono stati rispettati, ci hanno continuato a rimandare e adesso siamo punti a capo, anzi peggio, perché il lavoro è fortemente diminuito, perché l'Ilva non vende, l'Ilva ha problemi commerciali enormi, perché i commissari non hanno saputo amministrare, non sanno vendere, tutti i manager che si sono susseguiti, nessuno, guarda caso, e viene da un'azienda siderurgica. Vendere il ferro non è come vendere il sapone o i biscotti o gli occhiali, quindi ci vogliono persone che sappiano come penetrare nel mercato, come vendere, cosa vendere, a che prezzi vendere, quando vendere e, cosa non meno grave, come produrre, perché non sanno più produrre. Poi parleremo anche di chi sostiene e difende il governo Renzi, dei rapporti col deputato rappresentante del governo Renzi, l'onorevole Pelillo, i risultati per le vostre problematiche, ne parleremo fra poco. Scadenti, risultati scadenti. Non vorrei che venisse anche all'onorevole Pelillo una fibrillazione. No. Non sia mai, lunga vita a tutti. A tutti, vita terrena, ma all'onorevole Pelillo una mia valutazione, una scarsissima vita politica, la mia valutazione. E poi vi faremo vedere nella seconda parte quello che è successo in questa settimana. Io mi diverto, onorevole Pelillo. Io mi diverto, in senso democratico, io faccio vedere le cose che non funzionano del suo operato, massimo rispetto per la persona. Andiamo avanti. Ivano Mignogna, presidente della categoria acconciatori ed estetica di Casartigiani Taranto. Beh, con lei vogliamo parlare di un altro bubone, di un altro argomento, quello dell'abusivismo e quello del rispetto delle regole, perché non vogliamo che tra i singoli lavoratori, i lavoratori ufficiali e quelli di fortuna, ci siano i dritti e i fessi. I dritti che fanno i corsi, che pagano le tasse, e i fessi che la fanno franca. Anzi, perdono, il contrario, ho sbagliato. I dritti che la fanno franca e i fessi che pagano le tasse. Certo, questo è una delle piaghe maggiori che crea una sofferenza nel tessuto non solo dei parrucchieri e delle estetiste, ma proprio nel tessuto artigianale.
Però prima di entrare in merito, se mi consente, ho bisogno di dire delle cose un po', diciamo, diverse. Io voglio sottolineare che abbiamo sentito, voglio dire, il Taranto fanalino di coda, c'è una sofferenza nell'economia, in tutto, la politica che a Taranto è assente, non c'è attenzione, siamo il fanalino di coda della Puglia, tutto questo. Ma in tutto questo non bisogna mai dimenticare un aspetto e una considerazione che è importante. Le persone che, come me, come gli artigiani qui presenti, hanno fatto una scommessa, oltre che di vita, hanno fatto proprio una scommessa sul territorio, quindi noi abbiamo investito dei soldi, risorse umane economiche, per vivere su questo, in questo territorio, per valorizzarlo, perché ognuno di noi fa del suo, cerca di farlo al meglio, e quindi è una ricchezza che abbiamo voluto produrre sul territorio, perché mi consente, dottore Barti, ma fare le valigie e andarmene poteva essere per chiunque, la soluzione noi, migliore, la soluzione più pratica, più veloce, pratica, e qualcuno di noi capace avrebbe trovato porte aperte dappertutto a livello mondiale. Partendo da questo, perché lo sto dicendo? Perché io trovo continuamente una disattenzione, una distrazione ormai diventata insopportabile da parte delle istituzioni nei confronti di chi ha messo i propri soldi sul territorio, scommettendo sulla propria capacità ed essere soltanto un numero che serve soltanto per pagare le tasse, che serve a pagare dei servizi che non abbiamo. Allora, su questo ormai viene facile, perché è tutto così, viene facile dover criticare la politica assente. Questo è un dato di fatto, ma l'altro dato di fatto che dobbiamo mettere in evidenza è che ancora oggi su questo territorio c'è gente che ha dato la propria vita per, sicuramente per un proprio benessere, ma anche quello di migliorare l'aspetto della città. Noi come referenti su questo non abbiamo, continuiamo ad avere nessuno come referente. Noi, io da quando sono coordinatore di categoria, ho avuto diversi incontri con diversi assessori del comune. Mi perdoni un secondo, la cosa assurda, penso che ci sia poco da eccepire, che noi al comune di Taranto non abbiamo un assessore, non abbiamo più un assessore alle attività produttive, non abbiamo un assessore al bilancio, perché oramai il sindaco Stefano è uno e trino, è onnisciente, è tuttologo, e quindi non c'ha bisogno di delegare. Poi quando giustamente la sua categoria, Mignone, si deve interfacciare, con chi si interfaccia? Con lo Spirito Santo? Noi ci siamo interfacciati, ci siamo andati e andiamo ogni volta sempre con la nostra cartellina, con i nostri punti che purtroppo non sono cambiati e non cambiano. Troviamo di fronte delle brave persone pronte a raccogliere questa denuncia, prendono addirittura appunti, scrivono, si prodigano anche di poter fare qualche cosa, e puntualmente poi noi ne perdiamo tracce, perché, voglio dire, questa giunta, voglio dire, è ballerina, cambiano, quindi ogni volta siamo punto a capo. Va bene tutto, perché siamo talmente così forti, talmente così capaci, talmente così ormai vaccinati, che ce la sappiamo cavare da soli. Noi abbiamo solamente bisogno di capire una cosa, una volta per tutti: quali sono le regole del gioco. Allora, nella fattispecie nostra abbiamo gente che lavora in maniera abusiva, in maniera sfacciata. Abbiamo proposto delle soluzioni, abbiamo lavorato per fare l'affitto della poltrona e dare possibilità sia alle estetiste che ai parrucchieri di affittare una poltrona, quindi un lettino, e dare possibilità a chi non ha la possibilità di investire capitali per aprire un'attività, ma può pagare un canone per lavorare in un salone in maniera dignitosa. Questo, dai dati che abbiamo, è usato pochissimo dalla categoria. Pochissimo perché sono i colleghi che non propongono, oppure c'è proprio la gente, cioè gli abusivi, che non hanno nessuna intenzione di mettersi in chiaro. E sa perché? Perché fino adesso gli abusivi, a torto o ragione, sono ancora oggi una categoria protetta. Allora, io non riesco a capire una cosa, Mignone, la cosa veramente mi fa incazzare nero. Io vedo
Posso capire le difficoltà umane del povero disgraziato, che, però dell'extra, tutto quello che si vuole. Ma è possibile che via d'Aquino e via di Palma è diventata peggio di Forcella? Io mi rivolgo al comandante dei vigili urbani. Massimo rispetto per lei, comandante Matichecchia, però qui dobbiamo capirci. Avete fatto i controlli? Avete fatto gli interventi? E poi? E poi a cosa è servito, comandante? Che stiamo peggio di prima. Ma a questo punto non fateli proprio, perché la verità, signori cari, è un'altra. È che qui a Taranto purtroppo non si riesce a gestire la città. Io quando penso all'amministrazione Stefano, penso non a una cattiva amministrazione, ma ad un'amministrazione inesistente. Io preferirei il commissario mille volte, perché questa città non è amministrata. Si poteva dire dell'amministrazione Di Bello, con tutte le disgrazie che può aver avuto e aver prodotto, era un'amministrazione negativa, ma si amministrava male, ma si amministrava. Oggi cosa si amministra a Taranto? Il nulla? Dobbiamo parlare delle doppie file? Dobbiamo parlare di tutto? Dell'invivibilità assoluta? Dobbiamo parlare dei parcheggiatori abusivi? Perché, ecco il solito discorso, non devono esistere i diritti e i fessi. Guardate, noi abbiamo gente falsi incapace, abbiamo falsi gente incapace ad amministrarci a tutti i livelli, dal comune alla provincia alla regione, che girano, e ad alcuni parlamentari. Girano pure in SUV con il Range Rover. Fanno vertenze con dichiarazioni di reddito bassissime, che è un'altra piaga quella, perché un operatore, voglio dire, basta poco essere ricattato, perché poi tutto finisce con conviene trattare. Noi trattiamo con degli abusivi. Ok, Mignoni, tanto ritorneremo perché l'argomento è bello, bello caldo. E allora, Federico Greco, presidente di Assomarmo. Parliamo di crisi economica e parliamo di continuità della crisi economica. Se noi prendiamo i dati di quest'anno, sono uguali o peggiori di quelli dell'anno scorso, è una situazione oramai incancrenita. Poi a fine anno arriva la famosa classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore e punto e da capo. A questo punto io dico, non è sfortuna, è incapacità, perché la sfortuna ti colpisce 1, 2, 3, 10 volte, ma quando la situazione è sempre quella, d'altronde parliamoci chiaro, negli enti che contano, gira e rigira, i pupazzi sono sempre quelli. Questo, a Taranto c'è il gioco delle tre carte, a Taranto ci sono dei poteri forti che hanno creato una cupola su questa città, una cappa su questa città, che frena chi effettivamente vuole cambiare le cose. Sicuramente, il problema infatti... Deve avvicinare poco poco il microfono. Il problema è proprio quello. Sicuramente dal 2008 ad oggi c'è stata una grandissima crisi, prodotta, come ben sappiamo ovviamente, da un discorso finanziario che poi si è abbattuto sull'economia reale. Il problema qual è? Che... comunque in tutti questi anni sentivo politici tarantini o pseudotali, politicanti della peggior razza, bravissimo, e della peggior specie, bravissimo, che ovviamente dicevano stanno chiudendo tantissime attività, continuano a chiudere tantissime attività, però il problema è che comunque non fanno assolutamente nulla per sostenere l'apertura di nuove. Perché posso comprendere sicuramente la difficoltà del momento, ma se un comune è in grado di poter creare, ad esempio, una zona quasi franca, dove comunque dare la possibilità ai giovani di aprire una piccola azienda commerciale, artigiana, e dare in modo comunque all'imprenditore, al piccolo imprenditore, di assumere 1, 2, 3 unità, già è una boccata d'ossigeno. Sicuramente è una boccata di ossigeno, perché questo lo moltiplichi per 15, 20, 30 aziende, sicuramente ti portano ad avere comunque un'assunzione di 30, 40, 50 unità. Ed è questo che non si comprende, cioè si continua comunque ad andare a correre dietro Ilva,
dietro Alenia, dietro comunque grosse sicuramente industrie presenti sul territorio. Poi c'è quest'altra favola del porto. Speriamo che ci si... Io vedo, si parla di stanziamenti, di inizio lavori. Fortunatamente abbiamo un commissario a cui gli è stato prorogato il mandato che si è mosso negli ultimi tempi in maniera fattiva, perché il porto decisamente è morto, ma è morto dai tempi del Libro. Torneremo, era giusto un inciso, prego. E quindi di conseguenza c'è effettivamente una incapacità, una stagnazione. C'è una incapacità direzionale della città. Ok. E allora, io direi facciamo una cosa, una fascia pubblicitaria e poi la seconda parte. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo. Ci stiamo occupando della crisi economica, del momento socio-economico che vive l'area ionica, e lo stiamo facendo con Casa Artigiani. Ripartiamo con il nostro dibattito da Stefano Castronuovo, coordinatore regionale appunto di Casa Artigiani Puglia. Castronuovo, mentre si discetta su Ilva sì e Ilva no, il colosso di acciaio sta diventando sempre più di argilla, perché è condannato dal mercato internazionale, perché chiaramente non ha le possibilità di ottemperare alle prescrizioni ambientali, e mentre si sfoglia la margherita, il va sì, il va no, i soggetti istituzionalmente preposti non riescono già da ora a programmare qualcosa di alternativo all'Ilva, perché poi se un domani l'Ilva dovesse di propria mano, sua sponte, scomparire, perché ci si fa i conti e si dice è antieconomica, è improduttiva, noi, mentre qualcuno ora teme che l'Ilva possa andare via, potrebbe trovarsi senza Ilva, e oltre a essere senza Ilva, senza alternativa, perché appunto l'alternativa non la si sta costruendo. Sì, diciamo che manca il coraggio a questa classe politica, almeno la valutazione fatta, di proporre e lanciare qualcosa di alternativo che c'è sotto le mani. Non è una cosa da ricercare, non c'è bisogno di grandi studiosi, di grandi professori, c'è bisogno soltanto di riscoprire quello che sono le piccole imprese. Abbiamo un'agricoltura che è eccellente, la nostra agricoltura ha avuto ed è stata premiata a livello regionale, è una delle più apprezzate. Abbiamo un artigianato che è un'eccellenza della Puglia, abbiamo le nostre ceramiche, abbiamo tutta una serie di imprese che hanno un qualcosa che nella grande industria non hanno, cioè l'unicità, hanno l'esperienza, la professionalità, un qualcosa che in tutto il mondo, quindi il know-how delle nostre imprese è invidiato da tutto il mondo. Riscoprire quello che è il punto di partenza della nostra economia reale, è secondo me lo slancio del nostro territorio. Basti pensare a le botteghe di ceramica di Grottaglie. Abbiamo un aeroporto che potrebbe essere la porta al nostro turismo. E invece hanno detto destinazione cargo, cioè noi siamo condannati all'industria. Forse questo sfugge, non si sa. La pista della Rotta di Grottaglie è abilitata, per così dire, per i voli intercontinentali. Voli intercontinentali che né Bari e né Brindisi hanno. Ora, la cosa più bella, su questa pista. Io mi rivolgo a persone che difendono il cargo, penso per esempio al capogruppo PD Michele Mazzarano. Cosa facciamo? Una grande pista da ballo? No, perché se no utilizziamola diversamente, anche facciamo il sabato, facciamo la pista da ballo all'Arlotta, almeno la utilizziamo, no? Cioè è assurdo! Io posso capire i baresi e i brindisini che non vogliono essere fregati i clienti dall'Arlotta di tal, ma la pista, il volo intercontinentale, se tu Bari, se tu Brindisi non lo puoi fare,
Scusate, fallo fare a me. Perfetto. Allora. Poi cargo di che? Cosa dobbiamo trasportare? Appunto. Cioè, in questo momento la ruota è soltanto a servizio della legna. Intorno non c'è più niente, non ci sono servizi, non ci sono infrastrutture, non c'è... Ma basti pensare che la firma della Guardia di Finanza della Arlotta ha dovuto più volte in provincia battere per avere servizi in quella zona a livello anche di... a livello sanitario. Quindi che cosa vogliamo dare? Che cosa vogliamo sviluppare il cargo se poi intorno non ci sono i servizi? E allora Mimma Nicchiarico, presidente provinciale di Taranto di Casartigiani, parlavamo di enti che dovrebbero fare la loro parte. Io ho espresso un giudizio poco lusinghiero quanto alla produttività, alla capacità di produrre della Camera di Commercio. La Camera di Commercio dovrebbe avere una funzione propulsiva, dinamica, dovrebbe avere una capacità effettivamente di mettere in rete, per così dire, le aziende, le imprese e come dire, fare da chioccia, no? Fare quasi da incubatore delle stesse. E invece io vedo la Camera di Commercio come un bel regno. La Camera di Commercio è un bel argomento, questo è importante. La Camera di Commercio dovrebbe essere la casa delle imprese. La Camera di Commercio dovrebbe essere rappresentata da associazioni datoriali, dove però molto spesso chi siede in Camera di Commercio è come se siede in casa propria. Utilizzando questo strumento, che dovrebbe essere invece di promuovere, no, sul territorio, incentivare, no, politiche tali da sostenere le imprese, ma invece viene fatto il contrario. E questo purtroppo è una grossa problematica. Io magari, ma una battuta mi è scappata. È importante per più di qualcuno essere cavaliere, magari anche senza cavallo. Ma ne ho detto un'altra. Però andiamo, insomma, avanti. C'è chi cavalca, c'è chi cavalca. Un nemico in più, un nemico in meno, dopo questa settimana, però posso, mi permetta, l'affetto dei cittadini, l'affetto dei tarantini. Oggi lunedì siamo in registrazione, quel video in cui mi vietano la possibilità di partecipare a una conferenza stampa del PD sui provvedimenti di Taranto, a tutt'oggi, fino a questo momento, in 24 ore ha avuto 102.000 visualizzazioni. L'affetto della città vale più di ogni cosa. E la città sa riconoscere le singole categorie, quelle che stanno dalla parte dei cittadini come voi, come altri. Purtroppo... Però purtroppo, gli schiaffi ci si ritrova soli. Purtroppo la Camera di Commercio effettivamente non svolge il ruolo che dovrebbe svolgere. E questo purtroppo, devo dire, l'incapacità, non lo so, diciamo l'incapacità forse di chi siede. E io sinceramente non posso sentire che vengono coinvolte tutte le associazioni datoriali in Camera di Commercio a quelle che sono le attività che dovrebbe svolgere, quando poi effettivamente viene fatto altro. E vengono utilizzate solo poche associazioni datoriali, perché noi come Casartigiani, per esempio... È una struttura faraonica che sembra Hollywood. Sembra Hollywood, però effettivamente noi come Casartigiani non siamo presenti in Camera di Commercio, dovevamo essere presenti, coinvolti, no? In tutte quelle che potevano essere le attività, le proposte, però purtroppo questa... Ma noi siamo scomodi. Sì, forse sì, sì, ecco. Però possiamo camminare con la schiena dritta. Abbiamo un modo, una modalità diversa di vedere che cosa significa la Camera di Commercio, quello che dovrebbe svolgere la Camera di Commercio. E forse è proprio questo, proprio perché abbiamo dei punti di vista. Però è bello poter camminare con la schiena dritta. Differenti. Diciamo che noi facciamo la differenza. Siamo un'associazione datoriale che fa la differenza. E questo lo... Mi lasci dire una cosa. Prego, Mignone. In questa epoca in cui stiamo facendo dei grandi sforzi culturali anche per ampliare la nostra visione e quindi integrare tutto quello che è diverso, quindi c'è una rivoluzione culturale in atto, quello che invece a Taranto sta accadendo in maniera contraria a quello che invece è una
prepulsione mondiale, e che invece a Taranto, io non lo so se io la penso come lei, dottor Abbate, ma non so se condivido i suoi pensieri. Sentiamo. Però io, per la sua libertà, mi batterei. Certo, e anch'io per quella di ognuno. Io certo. Non lo so se la penso uguale, quindi la diversità è una ricchezza. O la scomodità certo. Di un pensiero è un qualcosa che ritorna sempre come, in qualche modo, risorsa. Non possiamo essere tutti d'accordo sulla stessa cosa. C'è bisogno di avere un punto di vista, una posizione diversa, e forse dobbiamo tornare un po' alle regole basilari in cui bisogna rispettare gli altri. Quindi nessuno può essere padrone delle cose pubbliche. Forse però, io posso essere padrone a casa mia, sono ma non nelle cose pubbliche. Dovremmo unire le forze sane di questa città, nelle varie categorie, nelle varie realtà, le forze che non intendono piegarsi, dal cittadino di buona volontà all'associazione di categoria e quant'altro. Ma chi ragiona in questa maniera? Fare un fronte comune contro, è vecchio, contro le cupole, è vecchio, perché ormai, in questa città ci sono le cupole, questa è la verità, ci sono cupole consolidate. Certamente, cupole consolidate. Il problema qual è? Noi, per esempio, come artigianato in Camera di Commercio, effettivamente per tanti anni, io parlo adesso di quello che è stata la vicepresidenza in tanti anni, di un rappresentante dell'artigianato, dove effettivamente io in tutti questi anni, noi come associazione, abbiamo assistito a soltanto al nulla, al niente, perché non è stato fatto niente per incentivare specialmente il settore artigianato nella Camera di Commercio. E quindi noi in effetti come Casa Artigiani non ci siamo sentiti rappresentati proprio per quanto riguarda questo settore. E andiamo da Giacinto Falluni. Parlavamo delle peripezie della vostra categoria, dei viaggi della speranza e delle prese per i fondelli a Roma. Di un emendamento che è stato licenziato pochi giorni fa e per cui tutti vanno orgogliosi, men che io e i miei colleghi. L'onorevole Pelillo. Ah, diciamo sì, il PD. Anche Tommaselli, anche Pelillo. Sì, ma a Taranto ormai il PD è Pelillo. Questo non lo so, diciamo che sono fatti del PD se si sentono solo rappresentati da Pelillo. E lui il bonus. Io ho avuto delle discussioni con l'onorevole Pelillo proprio sul conquibus di questa però discussione. Lei è fortunato perché almeno ha potuto parlare con Pelillo. Ma a telefono. Ah, ecco. Ci fu una telefonata a Studio Centro in cui lui dichiarò pubblicamente che i trasportatori potevano smettere di lavorare per l'Ilva se ne sarebbero fatti una ragione, come se l'Ilva era del PD o era di Pelillo o era di Tommaselli o era di Renzi e non era, diciamo, in questo momento dei cittadini, perché quando lo Stato amministra un'azienda è un'azienda di tutti e principalmente degli operai, degli imprenditori che hanno messo risorse, denaro e quant'altro. Io contrastai questa sua dichiarazione di felicità e infatti i risultati sono stati quelli, solo indebitamenti, prestiti ponte che sono serviti a far arricchire le banche, garantire le banche e pagare gli stipendi degli operai e qualche impresa che ha potuto far valere il suo peso per l'AIA e quindi ha costretto l'amministrazione a pagare qualche fattura. Noi non abbiamo ricevuto niente, siamo ancora indietro e quest'ultimo emendamento ci ha dato, secondo me, il colpo di grazia, perché come si fa a essere contenti di chiedere a un'azienda, dopo che aspetta da un anno e mezzo, dopo che ha pagato non so quanti interessi, se non li ha pagati si è indebitato con l'Equitalia e quant'altro, un'altra cosa da cui discutere. Lì dovrebbe intervenire l'onorevole Pelillo e tutto il PD per salvare le imprese tarantine, e questo ci ritorno dopo a conclusione di questo discorso. Ma questo emendamento ci obbliga a fare un mutuo sui nostri crediti, se siamo bancabili, cioè se l'azienda può essere ancora bancabile, se ha i requisiti del rating per poter essere bancabile, si fa un mutuo. La banca decide i termini di durata di questo mutuo e, diciamo, con un tasso di interesse più basso rispetto a quello ufficiale. Ma stiamo scherzando?
cioè si invita un'azienda a indebitarsi e a pagare le rate di un mutuo sul suo credito. Ma che soluzione è questa? La soluzione, se si vuole salvare un'impresa, 10 imprese, 80 imprese, è quella di pagare le fatture, di pagare i debiti, non di fare le manfrine come quella dell'amministrazione straordinaria attesa a far fallire fra 3-4 anni le aziende, o come nel caso degli autotrasportatori che hanno operato per Ilva Servizi Marittimi, Ilva Taranto Energia e le Sanac, che non c'entrano nulla con i debiti dell'Ilva, perché sono dei fornitori dell'Ilva e in molti casi, anzi in tutti i casi, hanno l'unico fornitore dell'Ilva. Quindi se l'Ilva non li paga, non possono pagare i loro servizi. Ma non sono aziende passive, sono aziende attive. E allora, voleva completare, era intervenuto prima... Ma sì, perché voglio dire, tutto questo dire, è vecchio, voglio dire, gli amministratori, i politici devono capire che è cambiata un'epoca, sono cambiati la gente, noi operatori siamo avanti, noi siamo frenati dalla politica, pertanto dobbiamo capire se dobbiamo io giocare. Io non dico frenati, ostacolati. Regole, o senza regole, basta che lo sappiamo. Dottor Abate, cioè, parlo adesso come responsabile di categoria, quindi a nome dei parrucchieri e degli estetisti. Noi subiamo un danno da questo abusivismo, paghiamo lo smaltimento dei rifiuti speciali per quello che utilizziamo. Certo. Io qua mi sono annotato, no? Ho preso una di quelle istruzioni che stanno nei tubetti di colore. Come i bugiardini dei farmaci. Una delle prime cose che sta scritto qua, guardi, io ho eliminato la marca. Solo per uso professionale, non destinato alla vendita al pubblico. Questi sono prodotti che vengono venduti al banco, a chiunque. Sa quante se ne vendono in tanti negozi che vendono? Sono tantissimi. Lo smaltimento di questi rifiuti, chi lo paga? Dove va a finire? Eppure i rivenditori vendono e consumano, vendono più colore di quanto un piccolo parrucchiere, medio parrucchiere, possa fare. Capisce? Quindi noi siamo danneggiati, come ci muoviamo? Io sono promotore di una proposta che continuo a portare avanti, che adesso ancora non siamo riusciti a realizzare. Noi siamo pronti a riconsegnare, a chiudere le nostre attività, consegniamo le nostre partite IVA. Comprendo, comprendo. Perché l'artigiano, noi come gli altri artigiani, abbiamo un valore, la società si è sviluppata, noi arriviamo nel 2016 grazie al valore artigianale. L'artigiano è una risorsa, è l'istituzione, la politica l'ha dimenticato. Concludo dicendo che c'è una storia delle storie, perché Dio, quando ha scelto per il proprio figlio il padre, ha scelto un artigiano. Giuseppe era un artigiano. Ha dato un'indicazione simbolica per sempre. Certo. E allora, parlavamo di artigianato, parlavamo di difficoltà appunto per questo settore, la incapacità anche di di creare i presupposti per il consolidamento di certe attività. Lei, penso per esempio all'arte, no? Dello scalpellino, è il suo settore, il suo ambito, ma potrei parlare per Taranto di un altro settore che oramai si è completamente estinto, quasi, quello dei maestri d'ascia. Quando io un anno e mezzo fa mi sono rivolto all'amministrazione comunale di Taranto e ho proposto a titolo completamente gratuito, ho detto facciamo un bel gemellaggio tra la Napoli sotterranea e la Taranto sotterranea. È l'occasione, il presupposto per fare una sorta di gemellaggio tra l'artigianato tarantino e quello napoletano, sfruttare magari il periodo dei presepi, fare uno scambio, non come il Pizza Village che vengono i napoletani a Taranto, i tarantini non ci stanno, i tarantini vanno a Napoli, i napoletani vengono a Taranto, a Napoli tarantini e napoletani, a Taranto tarantini e napoletani pure. Io parlo, mi metto in contatto col vice sindaco, con l'assessore alla cultura di Napoli, entusiasti.
Dopo 3 mesi mi richiamano, dice: abate, ma cos'è successo? Si è sciolta l'amministrazione comunale? Dico: no, magari, sta sempre là. Cioè, voglio dire, noi non è stata data seguito a quella che poteva essere uno spunto. Ecco l'incapacità di lanciare, no? Sarebbe stata un'occasione, una fesseria, forse una fesseria. Ma il problema che noi abbiamo, noi artigiani, è proprio quello di non avere comunque un'interfaccia. Come Assomarmo, sicuramente abbiamo raggiunto tantissimi obiettivi in poco tempo. Perché la sua associazione, un annetto, quanto è un annetto? 6 mesi. 6 mesi. In 6 mesi siamo riusciti ad avere un'audizione in Senato, un emendamento alla legge di stabilità del 2016 per quanto riguarda l'agevolazione IVA sui materiali lapidei. Ma io non riesco a comprendere, cioè in Senato riusciamo a capirci, in Parlamento riusciamo a capirci, arriviamo al Comune di Taranto, nessuno ci comprende più. Allora, io vorrei capire, perché credo di parlare italiano sia in Parlamento, sia in Senato, sia in Comune. Certo. Il problema cimiteriale. Il problema cimiteriale sicuramente è un grossissimo problema. È un problema che attanaglia sicuramente le lavorazioni del marmo, ma non è solamente il discorso cimiteriale in sé per sé, cioè per quanto riguarda le regole del cimitero, ma è un discorso per cercare di regolamentare i soggetti che vi devono lavorare. Chiaro. Perché sicuramente un marmista che deve pagare comunque il mantenimento della propria azienda non può assolutamente concorrere con un fioraio che lavora in un piccolo magazzino senza nessun criterio di sicurezza, senza assolutamente una raccolta di polveri, una raccolta di fanghi che si vanno a creare e così via. È chiaro, torniamo al discorso dell'abusivismo, del mancato rispetto delle regole. Poi pensavo anche ai tre ruote. Si vanno a fare i controlli nei ristoranti ed è giusto farli, per l'amor di Dio, facciamoli. Però poi troviamo i tre ruote d'estate, eppure d'inverno, con l'ombrellone, con un secchio d'acqua e si butta un po' d'acqua sui frutti di mare. Certo. Comandante Matichecchia, massimo rispetto per la sua persona, ma quando dobbiamo intensificare i controlli? Io non metto in dubbio il suo operato. Massimo rispetto, comandante, ma qui la musica è sempre la stessa. Qui a Taranto c'è l'anarchia, c'è la legge della giungla, la legge del più forte, i tre ruote agli angoli delle strade che vendono di tutto, frutta, verdura, non ne parliamo poi delle certi marciapiedi occupati abusivamente. Ma le dirò di più, nel marzo del 2015, per quanto riguarda il discorso, ritorno sul discorso cimiteriale, sicuramente la Regione Puglia ha emanato una nuova legge dove comunque dava disposizioni ai vari comuni pugliesi di istituire il corpo di polizia mortuaria. Ad oggi ancora non si sa se il comune di Taranto ha recepito quella legge e ha creato comunque il corpo di chissà polizia. Chissà se l'ha capita pure quella legge. Chissà se l'ha... non lo so. Ok, bene, ora proprio dobbiamo fare un rush finale, un minuto e mezzo a testa prima di annunciare la seconda parte, che è una seconda parte, l'avete già visto su internet, ma vi devo far vedere il livello di antidemocrazia che esiste nel Partito Democratico Ionico. Immagini che ci divertiremo. Riprendiamo allora un minuto e mezzo a testa, Castronovo, da dove ripartire? Da dove ripartire? Prima di tutto dobbiamo ripartire noi imprenditori artigiani. Sono circa 7.400 le imprese artigiane nella provincia di Taranto, poi ogni tanto variano, però poi lo vedremo. 7.400 per 2 unità per ogni, 700, per ogni impresa avremmo una forza lavoro impressionante, pari in quella dell'IRB, impressionante. Dobbiamo ripartire da noi imprese, ripartire dalla coscienza e dalla verifica di ogni singolo imprenditore di dove è iscritto, da chi è rappresentato.
riappropriarsi dell'identità proprio. L'identità del sindacato e dell'identità di categoria, della dell'appartenenza alla categoria. Ecco. Di avere una voce. Noi qua siamo con i presidenti di categoria, siamo con gli artigiani, non siamo come alcuni che sono loro e loro soltanto. Okay. Noi abbiamo i presidenti di categoria. Con 10 iscritti. Qualcuno con 10 iscritti. Che sono attivi. Quindi ecco, gli imprenditori devono ripartire, dobbiamo essere noi imprenditori a ripartire da noi stessi e venirsi a iscrivere alle associazioni che c'è, dove c'è democrazia, dove c'è la libertà. La libertà è una cosa fenomenale. La libertà è la partenza per una Taranto migliore. E allora il momento di Mimma Nicchiarico, presidente provinciale di Taranto di Casa Artigiani. Beh, preannunciamo qualche battaglia di Casa Artigiani, qualcosa che bolle in pentola. Non diciamo tutto perché sennò poi, come dire, saremmo sguarniti rispetto al nemico, perché qui, diciamoci chiaramente, dobbiamo capire una cosa, che c'è una Taranto per bene, la piccola Taranto degli artigiani, degli imprenditori, che si rivolta le maniche e lavora, e poi ci sono le cupole. Allora io dico, noi stiamo unirci nella fase anticupola. Certamente, nella fase anticupola. Casa Artigiani, tra l'altro, è presente sul territorio da 70 anni. Noi infatti faremo 70 anni, sarà qualche mese, e quindi un'associazione che comunque è sempre stata un buon contenitore, anche se qualcuno ci dice che noi siamo piccoli, ma noi siamo piccoli ma buoni, siamo pieni di contenuti. Nella piccola botte c'è il buon vino. Sì, siamo attivi tra di noi, in effetti in associazione da noi vengono perché si iscrivono, ma non perché si trovano iscritti, e questo è il discorso importante. È chiaro che noi adesso vogliamo... Siamo anzi più che mai ancora più attivi, ma anche perché siamo anche un po' inquietati, se vogliamo usare questo modo, perché non vogliamo più permettere a queste cupole cosiddette di continuare a rappresentarci sul territorio quando non hanno neanche la capacità, ma soprattutto anche la rappresentanza, perché questi effettivamente si prendono questo ruolo pur non avendo all'interno effettivamente. Perché io dico sempre no, una cosa, io arrivo a un paradosso, io dico nella vita preferisco avere a che fare più con i delinquenti che con i deficienti, con gli incapaci. Sono tutti e due da condannare. Perché il delinquente puoi frenare, ma l'incapace, che gli devi fare? Nulla. È inguaribile. L'incapace, il deficiente è inguaribile. Te la devi prendere solo col buon Dio e dire ma perché l'hai fatto così? Ma non puoi ottenere niente. Questo è il vero dramma, è l'altro dramma, l'incapacità. Eh sì, l'incapacità. Il problema qual è? È ignorarli e andare avanti. Ma quando governano? Però il problema è che governano. Ecco perché io insomma faccio un appello che deve essere rivolto a tutte le imprese del territorio. Non dobbiamo smetterla di lamentarci. Perché noi ci lamentiamo, diciamo che comunque non ci va bene niente, però alla fine poi no, non facciamo nulla. E allora io dico, cerchiamo di metterci insieme, l'unione fa la forza, e facciamo sì che questa città la smetta una volta e per sempre di far governare e farci governare per una responsabilità nostra da persone incapaci, ma persone che devono andare via, devono lasciare la città in mano alle persone per bene. Perfetto. E allora, un altro minuto e mezzo, Giacinto Fallone. Le conclusioni. Io voglio che Taranto esca dall'anonimato. L'anonimato in cui ci hanno cacciato le forze politiche, sicuramente. Però dico anche che hanno delle attenuanti, perché la politica ti deve rappresentare, ma tu devi spingere la politica. E Taranto non spinge la politica. Come ha detto il Presidente, smettiamola di lamentarci. Io parlo della mia categoria. La mia categoria ha subito dei tracolli verticali. L'ultimo, quello del porto, no? Dove sono scomparsi, perché la Evergreen è andata via, i trasporti che noi facevamo con i container. Adesso questi traffici sono per esempio andati a Bari, perché ovviamente da qualche parte dovevano pur sbarcare le merci. Adesso Bari è intasata di lavoro
e i tarantini, non avendo più risorse sul territorio per poter lavorare e quindi sostenere famiglie e imprese, si sono dovute assoggettare, proprio assoggettare, a lavorare a Bari a prezzi di costo infami, i trasporti sono mal pagati, senza il rispetto di nessuna norma di sicurezza, in un porto di zattere. Quindi, e poi continuano a lamentarsi giorno per giorno. Io per primo sono stato, ho fatto la prova con un mio mezzo ad andare a lavorare lì, dopo un giorno sono andato via, okay, perché non era possibile. Quindi invito i miei colleghi a uscire da questo limbo, dalla paura di perdere il lavoro. È meglio perdere un lavoro oggi ma guadagnare la dignità domani. Le faccio i complimenti e quando vedo il suo spirito di combattività ricordo tanto, con affetto, suo padre Salvatore Fallone, che ho avuto l'onore di conoscere. Era un tipo sanguigno, combattivo, però era un uomo vero, ce ne sono pochi. Ricordiamolo tutti con un bel applauso. Grazie. E allora riprendiamo gli ultimi due interventi, quello di Ivano Mignogna. Qualche sofferenza della sua categoria? Sono tante, dottor Abbati, sono tante. L'abusivismo uno su tutti, quindi non... Ma al di là di questo, noi siamo operatori di bellezza, noi operiamo con la bellezza e quello concepiamo, quello vogliamo vedere. Poi ci sono le estetiste fai da te che vengono in casa, poi se ti prendi un'infezione, peggio per te. Ma noi siamo così forti, andiamo avanti lo stesso, denunciamo, reclamiamo, perché c'è un'assoluta, voglio dire, distrazione dall'altra parte nei nostri confronti. È questo che ci fa andare sulle furie. Perché quando c'è bisogno di soldi, le partite IVA ci sono presenti. Quando le partite IVA richiedono un'attenzione, perché non vogliamo lavoro, non vinciamo appalti, noi lavoriamo di nostro. Per cui nel lavorare di nostro ogni tanto chiediamo delle attenzioni, che passi dalla strada pulita, dalle attenzioni di chi svende la propria attività e poi soprattutto quello che rivendichiamo è avere degli interlocutori che abbiano la capacità di capire che cos'è il valore artigianale, cos'è un artigiano. Noi siamo stanchi di avere di fronte dei manager che ragionano in maniera fredda e intelligente. I manager delle tasse. Capisci? Dietro le sanguisughe istituzionalizzate. Abbiamo bisogno di gente che si abbandoni alla bellezza, che ragioni con il cuore oggi. E termino perché. E allora, a Somarmo è nata da circa 6 mesi, tanto impegno, una fucina di idee. Quali... È una fucina di idee. Perché io apprezzo molto Federico Greco, vedo tanti suoi post su Facebook e devo dire che noto proprio in lui un entusiasmo, ecco, non è solo rappresentare una categoria, ma proprio un entusiasmo, una passione, no? Un gioire e soffrire. Sicuramente gioire e soffrire e arrabbiarsi. Certo. Perché sicuramente la nostra professione non è ben capita dalle istituzioni. Faccio un piccolo esempio. Comunque le nostre aziende devono pagare la TARI e noi comunque paghiamo lo smaltimento dei rifiuti speciali. C'è un piccolo sconto, ma comunque ciò che noi dobbiamo andare a pagare con la TARI è ancora tantissimo, perché comunque dobbiamo avere una doppia tassa. E in questo momento di crisi, perché le nostre aziende sono in crisi, in questo momento dove sicuramente l'edilizia è completamente bloccata, non abbiamo sbocchi per quanto riguarda le ristrutturazioni, comparto cimiteriale, quindi comparto funerario, peggio che andare di notte, cioè, noi o chiudiamo le nostre aziende o cerchiamo di stare un pochettino a galla. Okay. Bene, una bella puntata, una prima parte in cui ci siamo detti quello che dovevamo dirci, senza mezzi termini. Ci
sarebbe molto da tanto, ma avremo altre occasioni. E io apprezzo quelle realtà, quelle associative che non la mandano a dire ma la dicono, perché la libertà è la prima cosa, anche a costo di pagare in prima persona. Questo simbolo, Polifemo, l'occhio di Abate, l'informazione libera, la TV senza padroni, è una forma libera ma dura, pesante da portare avanti, perché c'è la crisi del territorio. Però noi ci impegniamo contro tutto e contro tutti, però insieme ai cittadini, che è la parte sana di questa città. Questa è stata per me una settimana, è una settimana molto difficile, perché ho subito una grave umiliazione, un affronto, uno schiaffo che l'onorevole Pelillo ha dato alla democrazia e alla libera informazione quando mi ha negato l'accesso alla una conferenza del PD. Un fatto grave, ma ne parleremo nella seconda parte. Era un inciso per dire, poi quando si combatte molte volte non si sta nel sistema, è duro andare avanti, ma è ancora più bello, come per voi, no? Andare avanti con i vostri sacrifici e rappresentare le categorie, anche io mettermi davanti alla televisione e dire questa realtà l'ho creato io, insieme ai cittadini. E allora andiamo subito a ringraziare Stefano Castronuovo, coordinatore regionale di Casa Artigiani Puglia, Mimmanni Chiarico, presidente provinciale di Taranto di Casa Artigiani, e poi Giacinto Fallone, presidente della categoria autotrasportatori di Casa Artigiani Taranto, e poi Ivano Mignogna, presidente della categoria acconciatori ed estetica di Casa Artigiani, e Dulcis in fundo, Federico Greco, presidente di Assomarmo. Pubblicità.